Hello there! In questo video della serie dedicata agli eserciti galattici esplorerò per voi tutte le categorie canoniche di truppe specializzate tra i membri del corpo degli Stormtroopers e delle altre branche militari che hanno servito l'Impero Galattico. La fazione che presenta la maggior quantità di varianti e che più di ogni altra ha contribuito a caratterizzare e imprimere nell'immaginario collettivo l'estetica che distingue la saga di George Lucas. Un merito che senz'altro basta da solo a renderla uno dei tasselli più importanti nella storia della galassia. Come sicuramente molti di voi già sapranno, gli Stormtroopers sono stati per l'Impero i successori dei leggendari Clone Troopers. Mai alla pari, chiaramente, ma dato il ruolo spesso simile tra le varie tipologie, nella maggior parte dei casi si presentavano come un'evoluzione, almeno estetica, delle categorie definite dai loro predecessori. Sicuramente durante il video evidenzierò nuovamente i nessi quando lo riterrò necessario, ma ci tenevo a premetterlo per evitare di doverlo notificare a ripetizione parlando di ogni singola categoria. Le analogie le noterete sicuramente da soli e, se interessati, potrete fare tutti i dovuti paragoni mettendo gli specialisti qui esposti a fronte di quelli presenti nel video dedicato interamente al Grande Esercito della Repubblica. Iniziando dagli iconici Stormtroopers, ora, disamineremo insieme le varie categorie di truppe tra i fedeli servitori delle molte milizie parte del corpo imperiale. Gli Stormtroopers erano la spina dorsale dell'esercito creato per servire l'Impero Galattico. Innumerevoli e dispiegati in ogni contesto per diffondere in ogni sistema l'idea di ordine e sicurezza voluta dall'imperatore Sheev Palpatine. Questo corpo, nato con il progetto War Mantle per soppiantare gradualmente i Clone Troopers ereditati dalla Repubblica, rimpiazzandoli con più economici arruolati volontari, vide diverse fasi nel suo percorso. Inizialmente, infatti, gli Stormtroopers vennero addestrati dai loro predecessori per una rapida integrazione e forniti di un'armatura sperimentale che li rendeva distinguibili dai cloni, mantenendo al contempo gli equipaggiamenti appartenuti al Grande Esercito della Repubblica, come il classico DC-15A. Ma con la stabilizzazione del nuovo ordine e del loro ruolo nell'impero, si distaccarono totalmente dal passato. A partire dall'utilizzo di rinnovate e meno dispendiose armature in plastoide dal design più austero ed equipaggiamenti dedicati, tra cui i noti fucili blaster E-11. Addestrati poi come cadetti nelle varie accademie stabilite sui pianeti parte del dominio imperiale e gestite da ufficiali e nuovi istruttori, apprendevano ormai quanto bastava per poter essere schierati al fianco di altri milioni di compagni, senza puntare agli standard elevati voluti un tempo dai cloni. E ottenendo l'ambita corazza a cui miravano, perdevano il volto e l'individualità per trasformarsi in avatar del proprio governo, che avrebbero servito sia in battaglie su larga scala che a supporto di truppe specializzate in missioni non convenzionali. Trovando la forza nei numeri e nella fedeltà ai propri leader, questi soldati divennero il simbolo del dispotico impero e del pugno di ferro con cui intendeva mantenere il suo controllo su ogni popolo, in tutta la galassia. I soldati pesanti non si allontanavano molto da forma e addestramento dei classici Stormtroopers, ma erano occasionalmente dotati di protezioni più pesanti e sempre equipaggiati con gadget e armi maggiormente potenti, come per esempio i solidi fucili DLT-19. Gli artiglieri, come suggerito dal nome, erano specializzati nell'utilizzo di artiglieria e usualmente addetti al trasporto e allo schieramento di mortai e altre armi della stessa categoria, fornendo così supporto terra-aria e terra-terra. I tiratori scelti venivano equipaggiati con armi progettate per l'utilizzo su lungo raggio, come il fucile DLT-19X, e venivano schierati in numerose situazioni di combattimento per contrastare il nemico a distanza. I medici imperiali, responsabili del primo soccorso, si occupavano dei propri feriti sia da strutture apposite che dallo stesso campo di battaglia, in base alle esigenze, e per questo usualmente vestivano corazze in grado di proteggerli da eventuali avversari. A sfregio dei loro giuramenti da curatori, venivano dotati di armi per combattere chiunque non condividesse la loro stessa specie, poiché l'impero voleva gli antichi patti medici della galassia come da interpretare e applicare solo alla propria razza, e dunque, viste le forze militari di tale regime, ai soli umani. Gli Army Troopers componevano la fanteria posta al supporto di battaglie e occupazioni, spesso dispiegata ove i popoli osavano contestare la legittimità del governo imposto da Palpatine. Venivano dotati di armamenti diversi in base a contesto e disponibilità, vestivano armature da battaglia e coprivano il capo con classici kepi imperiali o elmi da combattimento, secondo grado ed esigenze.
Gli scout troopers imperiali venivano appositamente addestrati per operare come esploratori nell'operazione di ricognizione e combattimento su terreni difficili. Armati solitamente di equipaggiamenti analoghi a quelli utilizzati dagli Stormtroopers, a eccezione fatta per un piccolo e maneggevole blaster EC-17, parte della loro dotazione standard. La loro armatura era una diretta evoluzione della controparte usata dagli antenati cloni nell'era della Repubblica, che come tutte le revisioni imperiali subì un pesante downgrade a favore del risparmio. La tintura mimetica venne infatti eliminata e il macro binocolo rimosso dall'elmo, peggiorando la disposizione del carico e lasciando come unici vantaggi una maggiore leggerezza e una composizione in grado di favorire la mobilità necessaria nelle missioni di avanscoperta. I Sandtroopers erano soldati specializzati in operazioni organizzate presso contesti o pianeti desertici, spesso istruiti anche come cavalieri perché fossero in grado di montare i D-UBAC, creature desertiche abituate a navigare tali climi. All'apparenza non variavano di molto dai classici Stormtroopers, ma vantavano discreti dispositivi di raffreddamento corporeo, filtri migliori che prevenivano l'eruzione di sabbia all'interno dell'elmo, e zaini da sopravvivenza esclusivi utili a trasportare più acqua e più razioni per i turni più lunghi e pericolosi. In base alle necessità delle specifiche missioni, ricevevano poi in dotazione sia armamenti standard come il classico E11, che altri usualmente concessi ai soldati pesanti come il fucile RT-97C. Gli Shore Troopers si presentavano come una variante dei classici Stormtroopers, caratterizzata da equipaggiamenti e addestramento per il combattimento presso zone costiere, variante raramente schierata per via dei pochi contesti compatibili. Pur se forniti occasionalmente di potenti fucili a doppia canna E22, di raro utilizzo tra i soldati più classici, non si differenziavano particolarmente per l'arsenale quanto per la conformazione della loro armatura, componibile secondo le esigenze del terreno battuto per alleggerire il carico. Gli Snowtroopers, unità adibite allo schieramento su zone e pianeti algidi, erano la revisione imperiale dei Cold Assault Troopers, parte del Grande Esercito della Repubblica. La loro armatura era di qualità inferiore alla precedente versione, ma comunque ben isolata dalla temperatura, dotata di lenti polarizzate, stivali antiscivolo e completamente riscaldabile dalla batteria inclusa, in grado di fornire fino a 2 settimane di alimentazione. Il loro arsenale si adeguava alle missioni, ma era caratterizzato dall'annessione di rampini per le scalate e da un radiofaro utile a evitare i dispersi durante le tempeste di neve o altre situazioni climatiche avverse. I Flametroopers erano truppe schierate con potenti armi incendiarie presso giungle, boschi o altri habitat ricchi di fauna ostile, con il compito di difendere alleati e strutture imperiali dalle forze della natura. In termini estetici richiamavano gli Snowtroopers perché la loro armatura termoisolante era basata su una tecnologia simile a quella che difendeva i compagni dal gelo, ma era studiata in questo caso per resistere al caldo piuttosto che al freddo, in grado così di evitare ai soldati un'eccessiva esposizione al calore delle proprie armi e di mitigare gli eventuali danni dovuti al fuoco amico. Gli Incinerator Troopers, anch'essi specializzati nell'utilizzo di armi incendiarie, a differenza dei soldati appena discussi, venivano equipaggiati e addestrati per lo schieramento in contesti di guerriglia urbana e combattimento all'aperto, dotati di un migliore arsenale offensivo, ma di protezioni inferiori. La loro armatura era infatti in plastoide standard, rivestito da un semplice strato di creaplast atto a schermarli da temperature elevate. Il loro punto forte era l'arma d'ordinanza, il proiettore incendiario D72V, in grado di generare fiamme devastanti con cui abbattevano nemici e fortificazioni. I Crimson Stormtroopers erano esattamente ciò che il nome suggerisce, Stormtroopers distinti da un'armatura tinta di cremisi, strutturata poi per risultare più fresca delle classiche. Il loro addestramento comprendeva alcune tecniche utili al combattimento su terreni vulcanici, ma a conti fatti non differivano particolarmente dalle truppe comuni e venivano schierati molto raramente a fronte di altri specialisti meglio equipaggiati e qualificati. I Magma Troopers, per esempio, non sfoggiavano colori sgargianti e appariscenti e a loro pari imbracciavano gli armamenti standard, ma venivano dotati di un'armatura più robusta e corposa, resistente alle temperature estreme, insieme a un elmo collegato a un complesso respiratore utile a filtrare gas e ceneri vulcaniche per garantire salute e prestazioni dei soldati. I Lava Troopers, non troppo dissimili dai precedenti e sempre votati alle missioni ad alta temperatura, univano infine le due formule precedenti, accostando la forma alla sostanza con un'intimidatoria armatura integrale nera e rossa, concepita con un complesso respiratore applicato sul dorso.
Questa è l'ultima variante dell'ampia serie di soldati imperiali addestrati ed equipaggiati per convivere con fuoco e calore. Sono davvero tanti, così tanti che verrebbe quasi da pensare, boh, per esempio che magari uno dei più importanti leader imperiali abbia retto una fortezza proprio su un pianeta vulcanico ove fauna e indigeni hanno più volte reso difficile il controllo del territorio e della posizione? Chissà. I Cave Troopers erano soldati addestrati ed equipaggiati per operare all'interno di caverne, miniere e vari spazi angusti, provvisti di un'armatura da scout trooper migliorata con tecnologia per la visione in condizioni di scarsa illuminazione, corde da scalate e imponenti vibrocoltelli. I Mud Troopers, addestrati a guardare paludi, combattere sfruttando le trincee e a dominare gli ambienti montani, operavano come fanteria nei conflitti tenuti su pianeti palustri e rocciosi. Vestivano un elmo dotato sia di occhiali per la protezione degli occhi che di maschere filtranti, entrambi removibili secondo le esigenze degli scontri, durante i quali si proteggevano con armature da battaglia. I Wet Weather Troopers avevano un ruolo vicino a quello dei Mud Troopers nell'esercito, ma a differenza loro appartenevano al corpo degli Stormtroopers e vestivano una variante dell'armatura caratterizzata da un mantello impermeabile e da modifiche strutturali che aumentavano gli spazi tra le piastre, consentendo una maggiore libertà di movimento indispensabile nelle aree a cui venivano assegnati. I Sea Troopers, eredi degli Scuba Troopers schierati dalla Repubblica, come i loro predecessori erano sommozzatori specializzati in battaglie subacquee, provvisti di un'armatura che vantava speciali respiratori e propulsori necessari ad aumentare la loro velocità in acqua. Proprio come gli Scuba Troopers, imbracciavano il fucile DC-12U, ottimizzato per gli scontri sottomarini, e occasionalmente pilotavano gli OMSD, sommergibili monoposto, armati e molto rapidi. I Jump Troopers erano truppe speciali dotate di jetpack e di una tuta in grado di proteggerli in ogni condizione atmosferica. Dalla terra allo spazio venivano schierati in numerose situazioni di combattimento e si mostrarono un asset indispensabile nel contrastare le attività sovversive perseguite da alcuni mandaloriani ribelli, a loro volta dotati di jetpack. Secondo alcuni, il leader imperiale Darth Vader provava un astio più forte del solito per queste truppe in particolare, in quanto trovava insopportabile la propria mancanza di high ground ogni qualvolta si trovasse a collaborare con loro. Gli Space Troopers erano sostanzialmente soldati standard assegnati a operazioni che prevedevano assenza di gravità e ossigeno, forniti di un respiratore per sopravvivere nello spazio aperto. Gli ufficiali imperiali abitualmente operavano da navi, stazioni spaziali e basi locate in aree specifiche, ma quando il loro intervento sul campo si mostrava necessario, venivano armati ed equipaggiati con armature da battaglia adeguate al loro grado e alla divisa standard, per poi unirsi alle truppe e guidarle. I piloti imperiali, addestrati per il volo e istruiti a domare le varie iterazioni della linea Twin Ion Engine, erano unità imprescindibili e centrali in molteplici contesti, ma nonostante questo, gli investimenti sulla categoria erano minimi. Vestivano una semplice tuta pressurizzata utile a sopperire l'invivibilità della cabina di pilotaggio dei TIE e a farli respirare nello spazio, e portavano con sé un comlink per le emergenze. Tra tutti i servitori imperiali figuravano spesso come i più coraggiosi o i più stupidi, dipendentemente dal caso, poiché tanto fedeli da accettare di combattere a bordo di navi prive di scudi e iperguida, in combattimenti dove il più grande traguardo era sopravvivere. Il servizio come pilota imperiale era così pericoloso da implicare un'aspettativa di servizio di un solo anno per ogni pilota. Chi sopravviveva anche poco di più era da considerarsi un asso o una persona molto fortunata. I piloti da combattimento imperiali erano una vastissima sottocategoria di soldati specializzati nel pilotaggio dei veicoli terrestri ed equipaggiati differentemente in base allo specifico modello assegnato. La loro formazione li accomunava ed erano considerati come una singola categoria tra le truppe, ma in termini di estetica e dotazioni variavano molto. Tra i più noti figuravano senz'altro i piloti di AT-ST e i piloti di AT-AT, deputati alla guida di due dei mezzi più comuni nell'impero. I piloti di 614 AVA sono invece i miei personali favoriti nella categoria specifica. In termini estetici tra i miei preferiti in assoluto nell'intero esercito in questione, ma tali opinioni vanno contestualizzate nel limite di quanto mi sia possibile favorire una determinata parte discutendo di unità al servizio dello spregevole Impero Galattico. I cannonieri imperiali erano esperti di artiglieria pesante e venivano assegnati a postazioni presenti in diversi mezzi e stazioni.
Questi soldati venivano agevolati nei loro compiti da elmi dotati di un comlink integrato e di sensori utili a tracciare navi nemiche, a mirare e a colpire i bersagli con maggiore precisione. Tale categoria, vantando molti abili tecnici tra i ranghi, è sempre stata centrale in numerosi progetti sperimentali, tra cui spicca la stazione spaziale da battaglia nota come Morte Nera, che richiese migliaia e migliaia di cannonieri esperti per essere domata. I Fleet Troopers imperiali erano specialisti di tecnologie navali arruolati a bordo di incrociatori, basi e stazioni spaziali, addestrati al combattimento come altri troopers, ma solitamente distanti dal centro della battaglia e dediti invece alla gestione dei sistemi e degli armamenti cui venivano assegnati. I migliori tra loro ottennero addestramento aggiuntivo e un ruolo centrale in seguito al termine dei lavori sulla Morte Nera, cui vennero assegnati ottenendo il titolo di Death Star Troopers ed ergendosi come l'elite dei Fleet Troopers imperiali. Gli Shock Troopers erano incursori imperiali che hanno accolto ed ereditato le responsabilità dei cloni che li avevano preceduti durante l'era della Repubblica, adeguandosi però all'evoluzione del nuovo governo. Stazionati principalmente su Coruscant sotto il controllo dell'imperatore, operavano a stretto contatto con le istituzioni a protezione delle strutture governative. Specializzati nelle operazioni in ambiente urbano, agivano anche come forze di polizia e guardie carcerarie. Il loro ruolo ruotava attorno al mondo politico, che aveva il suo nucleo in città, ma non mancavano occasioni in cui missioni di scorta o questioni diplomatiche extraplanetarie li portavano in battaglie distanti dalla capitale galattica. I Riot Troopers imperiali, diversamente da quelli un tempo al servizio della Repubblica, non si limitavano a operare su Coruscant, ma armati come loro di scudi antisommossa ed elettromanganelli, venivano dispiegati ovunque fossero state identificate azioni e proteste antiimperiali nella galassia, intervenendo con il compito di disperdere e arrestare i sovversivi partecipanti. I Security Troopers erano soldati imperiali specializzati nelle operazioni urbane e addestrati per controllare e ammansire i popoli che si mostravano ostili all'impero, contesti in cui proteggevano strutture critiche, ufficiali e personalità di rilievo, tenendo a bada gli eventuali rivoltosi anche attraverso la formazione di perimetri difensivi. Come i Riot Troopers, utilizzavano scudi antisommossa ed elettromanganelli, ma a differenza loro non appartenevano al corpo degli Stormtroopers e vestivano armature da battaglia ed elmi da combattimento. I Patrol Troopers erano soldati specializzati negli interventi rapidi presso contesti urbani, nati come unità atte a soppiantare le forze locali dei pianeti dominati dall'impero per centralizzare maggiormente la gestione della sicurezza. Dotati di un'armatura leggera e di un discreto blaster EC-17, i Patrol Troopers pattugliavano le aree assegnate con i rapidi e manovrabili speeder CPH, pronti a intervenire in caso di infrazioni. Gli Elite Squad Troopers erano soldati scelti, assorbiti da diversi contesti militari nella galassia per divenire membri delle prime forze speciali nate sotto l'impero e non ereditate dalla Repubblica, nonché le prime composte da coscritti e non da cloni. Ciononostante, in termini di dotazioni erano ancora molto vicini ai cloni del Grande Esercito della Repubblica. Vestivano infatti una versione rivisitata dell'armatura di fase 2, rimodellata secondo le esigenze fisiche dei singoli e caratterizzata da una tintura integrale nera e da lenti verdi. In termini di arsenale standard si limitavano ad accogliere il classico DC-15A imbracciato dai cloni per anni, ma dipendentemente dalle necessità avevano accesso anche ad armamenti più pesanti. Gli Shadow Troopers imperiali erano soldati stealth distinti da un'armatura da Stormtrooper oscura e intimidatoria, in grado di renderli quasi totalmente invisibili, grazie a un rivestimento in polimeri triprismatici utile a respingere i segnali dei sensori più semplici e soprattutto a dispositivi di occultamento integrati che li rendevano una delle migliori scelte per le missioni furtive. I Dark Troopers di fase 2, a differenza dei predecessori appartenenti alla fase 1 e ai successori di fase 3, non erano droidi, ma soldati dotati di letali armature sperimentali, pesantemente corazzate e armate di cannoni d'assalto impiantati sul braccio sinistro e sulla spalla destra. Questa tipologia di unità ebbe vita breve e venne utilizzata di rado in quanto la componente umana venne considerata come una falla, portando alla chiusura del progetto. I Purge Troopers componevano una delle forze d'élite più importanti e una delle prime a essere introdotte dall'Impero Galattico, che li volle addestrati in tecniche utili a contrastare le arti Jedi perché divenissero efficaci ma sacrificabili supporti al servizio dell'Inquisitorio. A tale scopo ottenevano accesso ad armature parzialmente resistenti agli attacchi di una spada laser e potevano attingere dal meglio che l'arsenale imperiale avesse da offrire, sia in termini di armi da fuoco che di armi melee, tra cui spiccavano le elettrostaffe, note per la loro capacità di contrastare le lame di luce.
Formati inizialmente dall'ultima generazione di cloni nati su Kamino, tali unità appoggiarono la caccia agli Jedi operando attivamente soprattutto nei primi 10 anni di dominio, nel corso dei quali i loro ranghi vennero gradualmente rimpinguati e infine dominati da donne e uomini volontari. Nel tempo, l'armatura dei Purge Troopers venne sottoposta a una revisione che li portò alla fase 2, più vicina all'aspetto degli Stormtroopers, ma gli investimenti su questi dispendiosi specialisti terminarono quando, con l'estinzione quasi totale dei sopravvissuti Jedi, la loro utilità un tempo centrale scemò fino a svanire. Gli Epuratori Imperiali, in lingua originale omonimi della precedente categoria pur se non correlati a essa, erano Stormtrooper d'élite dispiegati in seguito alla battaglia di Endor per cacciare ed eliminare chiunque testimoniasse o riconoscesse apertamente la morte dell'Imperatore Galattico Sheev Palpatine, così da marginare la perdita di potere e autorità del decadente Impero Galattico e dei suoi rappresentanti e mantenere la presa sulle aree isolate della galassia attraverso falsa propaganda e censura. Gli Heavy Troopers Imperiali erano truppe speciali addestrate e armate come avanguardie perché aprissero la strada e fornissero protezione ai soldati più semplici. Venivano convocati quando gli scontri implicavano contatti con avversari e specie più forti e resistenti del solito, come per esempio Wookiee o la Sat, e per adempiere al loro dovere si lanciavano all'assalto con un'armatura speciale imbracciando potenti elettrostaffe. I Range Troopers, usualmente assegnati presso pianeti aspri o ostici da domare, erano soldati d'élite dotati di armi ed equipaggiamenti esclusivi, addestrati per combattere su superfici instabili e su mezzi in movimento. Tra le dotazioni spiccavano i tecnologici stivali, in grado di stabilizzare chiunque li vestisse facendo presa sui terreni o magnetizzandosi sulle strutture, e i robusti fucili E-10R, migliorati da un mirino di precisione elettroscopico in grado di favorire il puntamento anche in condizioni altalenanti. I Commando Imperiali, forze speciali convocate per affrontare i combattimenti più estremi, venivano addestrati per la lotta in contesti che i semplici Stormtroopers non erano abituati a gestire da soli. Non vantavano arsenali speciali, ma spiccavano in termini estetici grazie alle loro minacciose armature da scout nere e da visori e accessori occasionalmente tinti di rosso. Gli SCAR Troopers, abbreviazione per Special Commando Advanced Recon Troopers, erano appunto comando speciali per la ricognizione avanzata, e molti dei loro tratti li rendevano speciali a fronte di qualsiasi altro soldato imperiale e non solo dei comando discussi in precedenza. Erano in effetti, almeno in termini di organizzazione, gli eredi diretti dei comando della Repubblica. Ovviamente non erano che un'ombra sbiadita dei predecessori, ma come loro disponevano di un'incredibile autonomia rispetto agli standard, e venivano organizzati in piccole squadre composte da membri unici specializzati in diversi approcci e dotati di equipaggiamenti personalizzati, progettati per massimizzare le prestazioni secondo le capacità individuali. La forza dell'eredità lasciata dai cloni che li avevano preceduti era tanta ad essere riuscita a farsi spazio persino nelle nomenclature, poiché la squadra più nota tra gli SCAR Troopers si faceva chiamare Task Force 99, facendo eco a una leggendaria squadra di soldati che un tempo avevano servito la Repubblica proprio come comando, la Clone Force 99. I Death Troopers erano in assoluto i più letali, versatili e terrificanti soldati d'élite nell'intero corpo degli Stormtroopers, nonché i miei preferiti tra tutte le unità imperiali, sempre per quanto mi sia possibile favorire delle vili teste a secchio, certo. I candidati venivano individuati tra i cadetti più prestanti e promettenti e introdotti al programma di addestramento dedicato solo qualora rientrassero in determinati standard fisici e ideologici, ovvero altezza e peso superiori alla media delle truppe d'assalto e una fedeltà assoluta all'impero. Una volta avviati al percorso dedicato, venivano addestrati per divenire più forti, più veloci e più resistenti, per poi specializzarsi nell'utilizzo di armi pesanti, esplosivi, tattiche di guerriglia, nello spionaggio, nella costruzione e fruizione di armi improvvisate, nel cecchinaggio e persino nelle arti di combattimento corpo a corpo. Come ultimo passaggio, l'impero li sottoponeva a operazioni chirurgiche atte a cancellare debolezze residue o amplificare talenti riconosciuti, e una volta promossi, ottenevano il proprio equipaggiamento ed erano pronti ad agire, protetti dalla loro ipertecnologica corazza, migliorata da una finitura nera in Reflec, un isolante simile al rivestimento utilizzato per l'armatura degli Shadow Troopers. Il loro elmo, sempre schermato da Reflec, era il componente di punta del set. Grazie alla capacità di mappare il terreno, criptare le loro comunicazioni, assistere la mira e infine identificare con precisione la posizione di amici e nemici nei paraggi.
imbracciando il loro 11 d'ordinanza o l'arma alternativa più indicata per la circostanza specifica, a protezione di ufficiali d'alto rango, di importanti avamposti o assegnati a pericolose missioni, i Death Troopers tenevano fede al loro nome, disseminando morte e distruzione nella galassia con tragica efficacia, incutendo terrore nel nome della distorta visione di ordine e giustizia voluta dal loro malvagio governo. Queste erano tutte le unità militari in servizio nella macchina bellica dell'Impero Galattico, un gruppo che pur succedendo ai cloni nella storia galattica, nella nostra realtà è stato un punto di partenza, capace di affascinarci sin da subito, introducendoci più di 40 anni fa gli spettacolari design con cui la Lucasfilm avrebbe continuato a viziarci, il tutto partendo dai classici, iconici e leggendari Stormtroopers. Questo corpo armato, considerando la varietà delle specializzazioni perseguibili dai soldati, è il più vasto tra quelli esposti in questa serie dedicata agli eserciti, e nonostante questo, i servitori dell'impero non si fermavano qui. Le loro basi brulicano di tecnici specializzati, non addestrati al combattimento ma dispiegati ugualmente in zone pericolose. Il Senato, fino alla sua dismissione, è stato protetto da guardie senatoriali. Le aree abitate dall'imperatore e dai suoi più importanti sottoposti, così come le missioni che loro appoggiavano, venivano spesso accompagnate dalle sue fedeli guardie reali. Ovviamente, se parlassimo anche di chi come loro si allontana dal contesto prettamente militare, potremmo quindi andare avanti a discutere all'infinito. Dopotutto, un impero non si sorregge certo su un solo uomo, ma attenendomi ai criteri scelti per i video di questa serie incentrata sugli eserciti, mi auguro di aver soddisfatto la vostra curiosità, elencando in questo caso tutte le categorie di unità canoniche, parte delle forze al servizio del tirannico Impero Galattico. Spero che quest'ultimo video della serie vi sia piaciuto e considerando che di giorno in giorno c'è possibile scoprire nuove tipologie di troopers che vengono occasionalmente presentati attraverso i numerosissimi media, che abbiate visto il video subito dopo la release e scorto un assente o a distanza nel tempo con nuove nozioni, vi invito sempre a elencare tutte le tipologie di unità canoniche parte dell'esercito imperiale che non sono presenti nel video, così da discuterne insieme. Prima di salutarvi, vi lascio con un quesito. Secondo voi, oggettivamente, quali tra le varianti discusse è la più funzionale e quale la meno utile? Io personalmente, come già discusso nel video dedicato al glorioso Grande Esercito della Repubblica, ritengo che ogni variante addestrata allo scopo di gestire condizioni ambientali specifiche come gli Snowtroopers o i Seatroopers fossero indispensabili in una galassia tanto estesa ed eterogenea. Ma paradossalmente, in questo caso trovo proprio in una variante di questa categoria anche gli anelli deboli, ovvero i Crimson Stormtroopers. Perché, come evidenziato durante il video, le unità adatte a zone vulcaniche erano anche troppe, e questi nello specifico non potevano un granché a fronte delle alternative, fatto che li rendeva piuttosto trascurabili. Detto questo, specifico che con questo video si concludono i contenuti dedicati agli eserciti, ma non la serie nella sua completezza, che vedrà ancora uno speciale dedicato a tutte le categorie di TIE utilizzati dai piloti imperiali, nello stesso stile di quello dedicato ai modelli Wing pilotati dai ribelli. Fino ad allora, attendo le vostre risposte tra i commenti e vi do appuntamento alle live sul canale Twitch, Phoenix Tales. Potete trovare il link in descrizione insieme a quelli per il supporto su Patreon e per il server Discord. Come sempre, che la forza sia con voi!